la colonna sonora di questo sceneggiato e poi forse la gabbia, ma tu lo sai. Ecco, ma Fantastic Fly la facciamo come l'hanno fatta i Pooh. La gabbia per un po' la facciamo come l'hanno fatta i Pooh. E un altro pezzettino la facciamo come l'ha fatta Aira. Ce lo dobbiamo tenere così, quindi spero che vi piaccia lo stesso. È caruccia comunque, un pochino. Ascolta, vieni qua un secondo, vieni qua. Allora. Allora, io con lui devo combattere. Perché siamo su due binari, lui tira a destra, io tiro a sinistra, e però dobbiamo riuscire a far andare il treno dritto. Io quando sento un pezzo di Pooh, siccome è una vita che riconosco, vorrei farlo identico, cercare le nottine, cercare... vero? Vorrei, cioè, le sonorità, cioè, proprio vorrei che... E lui mi dice, no, ascolta. Lo dicevo anche io, ma poi mia moglie mi ha tagliato le gambe. Stavo dicendo, allora non stravaghiamo. E poi lui mi viene lì e mi dice: no, L'Aquila al Falco è un pezzo rock mancato. Ma come un pezzo rock mancato? E me l'ha stravolta. Spero vi sia piaciuta come l'abbiamo fatta. Però L'Aquila il Fatto, L'Aquila il Falco l'ha cambiata un pochino appena appena. Quando abbiamo deciso di fare Lettera a Berlino Est, è stato un disastro. Cioè, chi lo teneva più? È molto più bella la versione vostra, devo dire la verità. La vostra è molto più bella. E quindi Lettera a Berlino Est l'abbiamo completamente revisionata. E poi la gabbia. Alla fine sono solo tre i brani che abbiamo, che gli ho concesso di ritoccare. Però vedo che poi ai concerti la gente apprezza, quindi insomma non ho proprio ragione solo io, ha ragione un po' anche lui, un pochino, però non ditemi troppo, se no questo mi fa tutto il ragazzo. Raga, fatemi un urlo proprio come se non ci fosse domani, che sennò poi domani mi ritocca ritornare a combatterci, vai! No, non vorrei qualche concerto fare i Pooh all'Aero Maide, insomma. Va bene, ci scherziamo perché comunque molti di voi li conosco, siamo tra amici, veramente grazie di seguirci. Thank you.
Grazie, e questa grazie la gabbia un po' metallizzata. Ok, adesso vorrei un attimino di collaborazione da parte vostra. Intanto che aspettiamo un attimino, vieni qua un secondo e ricordiamo un po' le nostre pagine Facebook. Allora, aspettate perché è appena passata mezzanotte, posso fare io questa cosa? Mi concedi l'onore? Essendo passata la mezzanotte c'è Gianfirmo, riesce a alzarsi un attimo in piedi? Lo salutiamo e gli facciamo tutti un applauso e ricordiamo suo figlio. Quest'anno è anniversario, anche lui suonava e ragazzi noi abbiamo una fortuna davvero immensa. Vogliamo ringraziare ancora anche l'Avis che è qui con noi stasera, che è venuta a partecipare, e voglio ringraziare anche voi che siete qua, che ci fate divertire, a noi in primis. Ripeto, abbiamo una fortuna immensa, qualcuno purtroppo non ce l'ha potuta avere e stasera siamo qui a ricordarlo, vogliamo salutarlo insieme a Gianpiero. Per favore un applauso per lui e per suo figlio, anche lui un grandissimo musicista. Detto ciò, qualcuno abbiamo detto ci ha trovato su Facebook, dunque venite a trovarci nelle nostre pagine, non lasciatemi da solo a scrivere cavolate perché le scrivo per voi, voi non apprezzate ovviamente, ma io le scrivo lo stesso, quindi venite, lasciateci tanti cuoricini su Facebook cercandoci Opera Terza, quindi Opera 3i trattino Putribut Band, Instagram. Vedi, comunque è importante, sono cose importanti. Dicevo, su Instagram ci trovate con la chiocciolina, quindi mettete let opera.terza e poi sul nostro sito internet www.operaterzaband.it. Grazie infinite, venite a trovarci, grazie di essere qui ancora anche da parte mia. Ora vi facciamo gli altri tre quarti di repertorio. Sì, allora, io sono poco social. E devo dire che non credo molto, non ci ho mai creduto molto nei social, però purtroppo la realtà di oggi è che quando vai in una festa, quando vai a trattare con un impresario, con un padrone di una discoteca o di una festa privata o con una proloco, la prima cosa che ti dicono: quanti like hai? 150 in cielo. Quanti like hai? Io ti do la serata secondo dei like che hai. Cioè, ragazzi, è triste perché noi vorremmo essere apprezzati per quello che facciamo e non tanto per i like che abbiamo, eppure questa è la realtà, ragazzi. Quindi anche io mi devo piegare a questa cosa, che metteteci questi like per l'amor di Dio, sennò non ci vedete più suonare in giro. Chi non l'ha ancora fatto ce lo metta, tanto a voi non costa niente e noi magari riusciamo a fare qualche data in più. Ok, grazie, lo so, è brutto da dire, ma il mondo oggi viaggia così e veramente mi è successo più di una volta, ti chiedono quanti like avete, oggi per fortuna siamo arrivati a 5.000 grazie a tutti voi e l'abbiamo superati, e quindi grazie infinite, però non vorrei essere valutato per i like, voi venite a sentirci e valutateci per quello che vi diamo, grazie. E a proposito di emozioni, allora abbiamo un ragazzo che stasera è emozionatissimo. Emozionatissimo, non ce la fa, cioè era lì che suonava la batteria, ma in realtà la sua mente era altrove. No? È la prima volta, lui fa i cori e tutto quanto, è la prima volta che canta da solo. E quindi non è facile per uno che non ha mai cantato da protagonista, ha fatto sempre i cori, canta a casa, registra, l'UCF, però davanti alla gente è veramente la prima volta. Abbiate pietà per voi, è emozionatissimo, quindi concedetegli quello che viene. A voi! Non avevo detto così la prima volta che ho cantato, dopo che ho mandato allo sbaraglio.
Federico. Un attimo che Federico non è pronto. Dove sei Federico? Sei pronto? Aspettiamo un attimo il maestro. Maestro, mi sa che ancora non è pronto. Ma un applauso per le luci. Paola di Tarento. Si vede che è la prima volta che lo facciamo, eh? Non siamo molto
Benvenuto a tutti i ragazzi, grazie, 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 grazie,